Ciao ragazzi, tutto bene? Vi devo dire un paio di cose che è da un po' che volevo dirvi. Come avete visto sto caricando un video al giorno perché mi sto divertendo proprio un casino a farli. Voi non potete capire che gioia il momento in cui ho detto ho proprio voglia di fare video. Ecco, questa cosa non mi capitava da un bel po'. E sono sincero perché ho speso questi ultimi mesi a studiare magia, ma veramente tanto. A montare uno spettacolo come si deve, a provarlo in pubblico, vedere che cosa ne pensa la gente, vedere le reazioni, chiedere alle persone che gioco gli è piaciuto di più. Quindi mi sono creato dal nulla un vero e proprio spettacolo che ho già iniziato a far vedere alla gente durante gli eventi, il quale nel 2018 sicuramente arriverà nei teatri e non vedo l'ora di girare il più possibile tutta quanta l'Italia. E non sarò da solo, forse ci saranno anche Lorenz, Jack e Hyde e altri artisti in un vero e proprio spettacolo da palco come si deve in un teatro. Quindi questa è una grandissima cosa, cioè è qualcosa di enorme, qualcosa di assurdo. E sono qui soltanto per ringraziarvi di questo e anche per dirvi delle cose che ho notato. Ecco, l'altro giorno stavo leggendo un po' i commenti, a me piace tantissimo leggere i commenti. Tra l'altro ho comprato un telefono nuovo perché prima quell'altro mi si impallava sempre. Adesso forse riesco a rispondere ai direct su Instagram, vediamo se riesco. Se non ricevete la risposta non preoccupatevi, è che è veramente difficile. Però questa è la cosa che mi piace fare, è un divertimento, è un gioco per me e io voglio fare questo. Il primo pensiero quando mi sveglio la mattina è: dove sono le carte? Voglio assolutamente giocare con le carte, inventare qualcosa di nuovo, vedere cose nuove, stare con le persone che mi seguono, rispondere, leggere i loro commenti, leggere i loro messaggi. Questo è quello che piace fare a me. E sono qui per dirvi una cosa sulla quale ho riflettuto tanto. Cioè, io credo che il punto d'arrivo non ci sia, non c'è un punto d'arrivo, e credo che sia già arrivato. Cioè, vi spiego questa cosa. Io quando ho iniziato a fare video non avrei mai pensato di arrivare dove sono adesso, di fare tutte queste cose, di riempire i posti di 200, 300, 400 persone paganti per venirmi a vedere, per stare lì, per poi commuoversi tutti assieme, stare assieme, divertirsi, esprimere delle emozioni con il pubblico, sentirmi dire dal pubblico, dai genitori, dai ragazzi che è una cosa che la magia è una cosa sana, che è una cosa bella. Ecco, tutte queste cose qua io non me le sarei mai aspettate, perché io ho iniziato a fare video su YouTube, avevo 15 anni, 16 anni, perché non sapevo cosa fare, e fare video su YouTube quella volta era una cosa da sfigati. Cioè, quando proprio tu eri proprio sfigato, solo a casa, non avevi nessuno con cui parlare, facevi video su YouTube. Questo era una volta. Adesso sono tutti quanti che fanno video su YouTube e tutti quanti che cercano di arrivare al milione, ai 2 milioni, ai 10 milioni, chi fa più numeri, chi fa più visite. Ecco, io credo di essere arrivato. Sono arrivato al punto dove io non ho più niente, cioè non mi interessa fare numeri, non mi interessa fare visite, non mi interessa più quel lato lì. Una volta mi interessava, dicevo, cacchio, mi piacerebbe fare tot numeri, tot cose. Adesso, detto sinceramente, da persona, da Giacomo vi sto parlando, non mi interessa. Cioè, credo che la cosa principale sia il discorso con voi, sia che cosa volete vedere voi, io provo a portarlo sul canale, che cosa vi farebbe piacere di vedere, cosa vi piacerebbe imparare. Perché io a 15 anni, 16 anni, non c'era nessuno su YouTube che mi insegnava la magia, non c'era nessuno che mi dava consigli, e sbagliavo e la gente mi criticava e tante persone mi davano contro. Quindi avere una persona che può indirizzarmi su quello che mi piace fare, quella volta io non l'ho avuta. E io mi sento, una cosa che mi piace fare è ispirare la gente, dare qualcosa a qualcuno che poi dice: cavolo, perché non posso provare anch'io a fare questa cosa qua? Cavolo, perché non posso mettermi in moto per provare ad essere migliore, provare a cambiare qualcosa, provare a fare veramente ciò che mi piace? Questo è quello che voglio fare io. Quello che voglio fare io è ispirare la gente a dare una svolta, una piccola svolta che durerà tutta la vita. Questo è quello che mi piacerebbe fare a me. E se solo una persona fa questa cosa, il mio compito è fatto. Questo è il mio scopo, quello che voglio fare di questa esistenza. E il fattore YouTube, porca di quella miseria, mi ha permesso di creare due mazzi di carte, adesso sta arrivando il terzo, di fare spettacoli, di divertirmi, di imparare cose nuove, di conoscere gente nuova, di vedere, non lo so, cacchio, 5 anni fa Danny D'Ortiz era il mio idolo, cioè è ancora il mio idolo, ma era il mago, wow, il mago più forte
fatto del modo assurdo, cioè pazzesco. Imparavo dai suoi DVD, dai suoi libri, leggevo e adesso sono a fianco a lui. Mi invita e sono sempre con lui, ho il suo numero. Cioè, tutte queste cose qua 5 anni fa non esistevano e mai mi sarei sognato di questa cosa. Quindi io volevo dirvi che non so quanto possa durare questo discorso, non so ancora quanti video posso fare, non so se ci sarà un altro Jack Nobile, non so nulla, non so veramente niente. So solo che quello che c'è ora è questo. E volevo dirvi e firmare questo accordo tra di noi, se così si può fare, un accordo virtuale, che se notate qualcosa che non vi piace, che se notate qualcosa che dici: cacchio, ma questo Jack è strano, cacchio Jack, vorrei vedere questa cosa, cacchio Jack, ma mi piacerebbe che tu portassi queste cose qua, cavolo Jack, ma cosa ne pensi di? Ecco, tutte queste cose qua io le voglio sapere, perché siamo qua per migliorarci a vicenda, ok? Se io so delle cose e voi non le sapete, io ve le dico. Se voi notate delle cose che io non so, me le dite. Alla fine la vita è questo: imparare più cose possibili l'uno degli altri, conoscere persone nuove, sapere che cosa pensa l'altra gente, avere più conoscenze possibili di ogni singola arte, di ogni singola cosa. Cioè, questo è il percorso che voglio fare io. Questo è un'onda. Siamo su un'onda, stiamo surfando su quest'onda e dobbiamo semplicemente goderci la vicenda. Ripeto, Jack Noble non può durare per sempre, cioè tutta questa cosa ovviamente non può durare per sempre, però, come molti me l'hanno fatto notare, molti mi dicono: sì, tanto non durerà, bla bla bla, tutte queste cose. Lo so che non durerà, però in questo momento c'è, cioè in questo preciso istante stiamo surfando, ok? E la cosa figa di surfare in compagnia è che ti diverti di più, cioè ci divertiamo tutti quanti. Quindi io mi sento di dirvi che vi voglio un sacco di bene, cioè io vi voglio veramente bene. Non vi conosco, non so chi siete, non so dove abitate, non so se fate magia con le carte, con le monete, non so nulla di voi, ma so che vi voglio bene perché fate parte della mia vita, siete una costante, in questo momento siete una costante della mia vita, che io so che se torno a casa dopo una giornata di merda, gente che mi ha fatto incazzare, gente falsa che prima ti dice una cosa e poi ne fa un'altra, ecco, queste cose a me non sono mai piaciute. Ecco, e colgo anche l'occasione per salutare e ringraziare tutte le persone che mi hanno sempre odiato e criticato e che dal vivo adesso mi salutano, si fanno la foto e tutte queste cose qua, grazie mille, perché comunque vedere il cambiamento di una persona che non ti ha stimato o che comunque ti ha odiato o che è semplicemente stata, non lo so, anche invidiosa, può cambiare. Questa cosa qua è una cosa interessante. Poi ci sono stati un sacco di altre persone che ho visto il loro cambiamento, che mi hanno anche scritto in privato, e tutte queste cose qua, cioè sono delle pagine di sto diario incredibili. E io so che tutte le volte che torno a casa, so che se mi metto a leggere i messaggi trovo delle cose belle, dei bei messaggi, delle belle motivazioni per andare avanti. Vedo i commenti, cioè i commenti, raga, i commenti sono le cose più interessanti da leggere. Tutte le mail che mi mandate, tutti i messaggi che mi mandate, tutta la gente che mi dice: Jack, grazie alla magia ho cambiato vita, Jack, grazie alla magia sono riuscito ad andare oltre, Jack, grazie alla magia non sono più depresso, Jack, grazie alla magia ho fatto pace con la gente che prima mi odiava, sono uscito dal bullismo. Cioè, tutte queste cose, ragazzi, sono delle robe enormi, sono delle cose gigantesche che se voi ci pensate dite: ma no, boh, è un messaggio, una persona X che non conosci. Lo so, ma queste cose qua ti fanno capire quanto, non lo so, quanto la gente sia fantastica, quanto le persone siano fantastiche e quanto la loro voglia di fare possa veramente cambiare le vite. E questa è una cosa che ho sperimentato su di me, perché la magia alla fine, ragazzi, se voi prendete un video di me di 5 anni fa e prendete un video di me adesso, sono, non dico quasi un'altra persona, ma sono più solare, più tranquillo, più spensierato, più ho un casino di casini, però è anche per questo che è bella la vita. E tutto questo lo devo a voi, lo devo semplicemente a voi. E sono qui per dirvi che il mio lavoro ufficiale adesso è quello del prestigiatore, cioè io faccio il mago, io vivo di magia, faccio gli spettacoli, faccio gli eventi, vado nelle aziende a fare gli spettacoli, cioè ragazzi, queste sono cose enormi. Sto viaggiando anche l'Europa per un progetto molto figo che vedrete più avanti, cose che faccio di nascosto ancora, non posso dirvi proprio tutto. Ho un'agenzia veramente figa con la quale posso parlare. Si sono costruiti tutti questi mattoncini come nel Draw My Life che hanno fatto sì che sia un momento molto molto bello. Quindi questo video per dirvi cosa? Per dirvi semplicemente che YouTube da adesso in poi lo è sempre stato, ma da adesso in poi sarà il nostro gioco, il nostro giocattolo, il nostro divertimento. Sai che se torni a casa, sei incazzato, sei triste, hai qualcosa, vai sul canale di Jack e trovi qualcosa da fare, trovi qualcosa da vedere, boh, qualcosa che ti faccia stupire, che provi anche lì a scoprire come ho fatto. Anche questo è divertimento, perché siamo fatti così. Quindi io mi impegno per divertirsi assieme il più possibile. Questo è quello che volevo dirvi in questo video. Grazie per averlo visto, fatemi sapere la vostra nei commenti e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ah, tra l'altro, mi è appena arrivato il telefono nuovo e corro subito a rispondere ai direct. Ciao ragazzi!